questo libro che avremmo dovuto presentare oggi, che purtroppo non è stato possibile per motivi tecnici di tipografia, è il resoconto di un'epopea che va dal 1950 fino al 1960 e riguarda la riforestazione e la sistemazione idraulico-forestale di tutta la montagna Lametina, del Monte Mancuso e del Monte Reventino, sulla base della documentazione cartografica e fotografica del Corpo Forestale dello Stato, che in base alla legge Calabria e poi alla Cassa del Mezzogiorno aveva ottenuto i finanziamenti per questo tipo di lavoro. È un'opera importantissima perché documenta non soltanto con gli scritti dei responsabili della forestale, ma soprattutto con le fotografie in bianco e nero di allora, documenta com'era la nostra terra in quegli anni, come poi si è trasformata piano piano in seguito a questi lavori di forestazione, e soprattutto perché alle spalle di questo lavoro c'è anche un'inchiesta fatta sempre dai forestali sulle condizioni economiche delle popolazioni della montagna. Faccio solo un esempio, ci sono delle fotografie bellissime del vescovo di Nicastro, Monsignor Renato Luisi, che si reca a visitare le frazioni di San Biase su un asino, e poi viene fotografato insieme alla gente, e quindi vedere come erano vestiti i bambini, come era vestita la gente, come erano le case. Nella sua relazione a un certo punto dice: in questa frazione non suona mai una campana. E durante l'inverno, quando c'è la neve, se muore qualcuno devono tenere il cadavere in casa 15 giorni perché non c'è un sentiero per portarlo al più vicino cimitero di San Biase. Quindi questo libro avremmo dovuto presentarlo oggi, ma tutti i miei libri, compreso questo, sono libri di storia locale intesa come geografia storica locale, come ecostoria, cioè la storia del territorio, del paesaggio, in quanto patrimonio che ci è stato lasciato dai nostri avi e che noi dovremmo lasciare migliore di come l'abbiamo trovato ai nostri figli. Si usa il termine paesaggio, ma si usa anche il termine territorio. Territorio lo usano i politici, gli ingegneri, gli urbanisti. La parola paesaggio la usano invece gli artisti, i poeti, i fotografi, però indicano la stessa realtà. Il paesaggio è, diciamo, è lo specchio in cui si riflette una società. Ogni società crea il proprio paesaggio, e questo paesaggio non è soltanto, io lo intendo non solo come un luogo fisico, ma anche come un luogo spirituale, perché abitare un luogo significa adeguarsi allo spirito di quel luogo. E per cui questi miei lavori non si limitano soltanto a fare una descrizione cronologica alla vecchia maniera della storia del territorio, ma abbracciano tutti i campi: economia, sociologia, etnografia, un po' di tutto. In questo libro c'è un capitolo anche dedicato al bacino imbrifero del fiume Bagni. In modo particolare ci sono delle fotografie terrificanti relative all'alluvione del 1957. Poi c'è un capitolo interessantissimo sulla via Popilia, perché i forestali, contrariamente a quanto hanno fatto gli studiosi che se ne sono occupati, hanno percorso palmo a palmo tutta la montagna Lametina e hanno individuato dei pezzi di via Popilia Montana che, secondo la ricostruzione fatta dalla forestale, aveva un percorso che da Martirano saliva alla cona di San Mazzeo, poi scendeva nelle frazioni di San Biase, Telara, Acqua Fredda, e poi scendeva, arrivava a Caronte e poi da qui proseguiva. L'area di Caronte era importantissima, famosa già fin dal V secolo a.C. Una data che tutti ricordano è il 1056. Roberto il Guiscardo, che stava per conquistare la Calabria, era diretto verso Reggio Calabria per conquistare la città, scendeva da Martirano, fece riposare l'esercito proprio qui nella zona delle terme, dove c'erano le famose acque Ange, che alcuni identificano con la zona delle terme romane di Aconia, dove c'è il fiume Angitola. Però io, dagli studi che ho potuto fare, al 99,9% sostengo che queste acque Ange
indicate nella famosa tabula poetingeriana, che è uno stradario romano copiato poi nel Medioevo. Queste acque, anche secondo me, si identificano con le terme di Caronte, senza alcun dubbio.